Intanto buonasera a tutte e a tutti e benvenuti al secondo appuntamento della serie Seminari Didattici CLEST 2021-22 Dialoghi. Allora, dialoghi ovviamente per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado. Prima di parlare brevemente dell'incontro di oggi, vi riassumo quali saranno i prossimi due appuntamenti. Il terzo appuntamento previsto per il prossimo martedì 22 marzo sarà con la professoressa Lia Pacelli e riguarderà il tema della povertà, della disuguaglianza e della discriminazione, mentre l'ultimo incontro previsto per il 29 di marzo sarà tenuto dalla professoressa Silvana Dalmazzone sul tema di economia, ambiente e sostenibilità. Allora, adesso parliamo un attimo degli speaker che abbiamo il piacere di avere oggi con noi, che si occuperanno del tema econometria e data science, spiegare o predire. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Consuelo Nava, che è ricercatrice di econometria all'Università di Torino, dal Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis, dove insegna analisi dei dati e econometria applicata. Con lei dialogherà la dottoressa Maria Vittoria Chiaruttini, che è collaboratrice alla ricerca presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Si è laureata all'Università di Torino, proprio a CLEST, con una successiva specializzazione in biostatistica. Detto questo, io darei direttamente la parola ai due speaker di oggi e buon incontro a tutti. Grazie. Grazie mille. Eccoci qui, professor... Eccoci qui. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie di essere, insomma, presenti a questo evento che, anche se online, spero possa, insomma, essere uno spunto di riflessione per voi e, insomma, magari anche l'occasione di fare qualche domanda e, diciamo, cercare di rispondere a qualche vostra curiosità, magari solleticata un po' da quello che, insomma, dalla discussione che cercheremo di avere con Maria Vittoria. Entro un po' nel cuore diciamo subito, senza tante introduzioni preliminari, perché in realtà quello che mi piacerebbe fare è chiedervi gentilmente di prendere lo smartphone in mano e adesso torno subito indietro, quindi smetto la condivisione e proviamo a ragionare 3 secondi solo insieme su co cosa effettivamente, cioè di cosa vorremmo parlare. Io però per noi, per poter iniziare a parlare, ci farebbe piacere capire in realtà cosa sapete già voi. E adesso vediamo se riesco a condividere correttamente senza fare pasticcetti. Ecco qui. Allora, io vi chiedo di inquadrare il QR code con la fotocamera dello smartphone, che come vedete il mio è ormai un po' anche rotto, e ci sono alcune domande per voi. Adesso vi do il tempo, ecco, giusto perché magari ci va qualche secondo. Allora, confesso, avevo provato a farlo anche oggi in aula, ma poi era un po' complesso riportarvi i risultati, quindi ho preferito riproporlo direttamente a voi, così anche un modo interattivo, anche un po' per, anche da parte nostra, un po' di curiosità c'è, no? Su cosa sapete di alcuni dei temi che affronteremo oggi insieme. Allora, io spero che abbiate avuto il tempo, ci sono un paio di domandine. La prima è: quando dico statistica, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Dovreste riuscire a votare direttamente da qui. Non so se riuscite, e progressivamente, se non ci sono risposte giuste o sbagliate, però insomma, progressivamente Beh, si vedono le risposte, quindi. Va bene. Vabbè, si dice che la statistica, no, è per la scienza, per cui se metti la testa nel forno e i piedi nel freezer sei a temperatura ambiente. Così per cavalcare la scia del pollo. Certo, in media, giusto, sono d'accordo, Maria Vittoria. Forse penso di averlo detto, forse volevo dirlo, forse i miei ragazzi in aula. Bene, bene, vabbè, siete un po' timidi, ma va bene, insomma, sono un Beh, po'. i grafici sicuramente è corretto e ne Sì, cosa? parleremo.
Esatto, assolutamente, anzi, ma per esempio ci sono anche istituzioni che raccolgono, per esempio, una cosa importantissima che è per la statistica, che sono i dati. Quindi, vabbè, a volte una delle prime cose che a volte facendo la stessa domanda magari agli studenti del primo anno, qua una delle risposte sono appunto, esatto, bravissimi, i dati. O appunto studi quantitativi, sì, è vero, studi quantitativi, cioè, quindi cerchiamo di misurare alcune grandezze. Perfetto. Speravo di rompere un po' il ghiaccio così, speravamo un po' di rompere il ghiaccio. Allora, facciamo un'altra domandina che in realtà ci aiuta un po' per la seconda parte, ma avete mai sentito parlare di Big Data? Perché è un po' il tema che cercheremo di affrontare e toccare oggi sotto vari aspetti. Sì, no? E poi ovviamente ci sarà un'altra domandina per voi, sempre un po' sullo stile di quella di prima. Fantastico. Bene, insomma, quasi tutti hanno sentito parlare di Big Data, interessante, no? Ormai se ne parla effettivamente tantissimo. Fino a qualche anno fa, forse era un tema che stava iniziando, no? A cominciare ad essere diffuso un po' all'interno delle comunità scientifiche, statistiche, econometriche. Si cominciava ad affrontare un po' questo tema, ma rimaneva ancora un po' forse meno di dominio pubblico. Però interessantissimo, no? Che un po' ne abbiate sentito parlare. Quindi io vi chiedo, ma che cosa sono secondo voi, no? Cosa vi viene in mente quando sentite la parola Big Data? Beh, giusto, c'è dati molto grandi, ma Maria Vittoria ci racconterà un po' meglio nel dettaglio cosa vuol dire molto grandi, no? Perché non è solo la dimensione, che è giustissimo, quello che voi avete scritto è assolutamente corretto. Ci sono altri aspetti, no? Su cui forse non avete mai avuto occasione di riflettere, che con Maria Vittoria esploreremo un pochino. Ci proviamo. Proviamo. Certo, la complessità, cioè non ci sono bravissimi. Sì, Dimmi. grandi effettivamente in termine, cioè grandi in senso lato, ci sono diverse sfaccettature del termine grande che sicuramente possono essere di, diciamo, sia la complessità, la quantità, il volume. Adesso poi vedremo un po' più nel dettaglio con l'aiuto di qualche slide. Sì, certo, anche la parola complessità è interessante, no? Perché un po' in realtà è proprio il cuore della discussione che avremo, insomma, del dialogo che cercheremo di intraprendere con Maria Vittoria. Bene, benissimo. Allora, grazie mille per questa partecipazione e così abbiamo un punto da cui partire, no? E proviamo proprio a partire da questa idea di complessità. Adesso torno a condividere le slide, vediamo se non faccio pasticci, i miei ragazzi in aula ormai purtroppo sono abituati alle mie vicissitudini. Bene, dunque, dopo queste domandine che poi vi lasciamo poi le slide se avete piacere poi di tornare, quindi una delle cose che voi avete giustamente detto è ma dati, no? Questa è una parola che ovviamente ritorna spesso sia con riferimento a Big Data, ma lo contiene la parola stessa, ma anche con riferimento proprio anche solo alla statistica, no? Alla statistica. La statistica ovviamente si basa sui dati, non può prescindere da essi e quindi la cosa interessante è capire ma di quali dati disponiamo oggi. E io faccio un po' la parte, no, diciamo, di quella un po' più antica, visto anche per ragioni di età, e lascio a Maria Vittoria la parte più, diciamo, un po' più innovativa su cui si discute un po' oggi, cerchiamo un po' di confrontarci. Allora, un po' anche a lezione, spesso ci capita di parlare, ma spesso sempre di più, di quelli che sono i dati tradizionali, no? Quindi quei dati che vengono in modo molto strutturale, diciamo, registrati da varie organizzazioni che sono per esempio le organizzazioni nazionali, istituti nazionali di statistica, immagino appunto l'Istat, ma anche da altre società, così come per esempio anche a livello europeo c'è l'OECD, c'è l'Eurostat, quindi regolarmente istituzioni deputate proprio anche poi alla pubblicazione di dati, come appunto quelli che ho citato, raccolgono, rilevano e di conseguenza anche pubblicano dati che lo fanno ormai da tanti anni. Quindi abbiamo la possibilità di avere vere e proprie serie storiche nel corso dei vari periodi di interesse. E ad oggi sono sicuramente ancora un po' le fonti
di dati che vengono utilizzate principalmente, ma anche l'università, spesso si parte proprio da lì anche per spiegare i fondamenti della statistica. E sono perché? Perché sono principalmente molto facili, tra virgolette, da manipolare, cioè non manipolare in senso da modificare, quanto più che altro da gestire, da analizzare, perché non richiedono competenze magari di programmazione particolarmente elevate, e neanche la mole, no, di questi dati è assolutamente gestibile. Potreste quasi utilizzarla anche voi, magari semplicemente accedendo, utilizzando Excel. Però sicuramente questi dati, più tradizionali forniscono informazioni meno sofisticate, magari anche meno flessibili, che in qualche maniera creano una sorta di difficoltà in alcuni casi a modellare in maniera più accurata quella che voi avete giustamente citato essere la complessità. Quindi la complessità del modo in cui viviamo, dei fenomeni che osserviamo, chiaramente in alcuni casi, alcuni modelli, per esempio quelli econometrici, in qualche maniera viene un po' appiattita a favore di un tentativo di raccontare, di spiegare alcuni fenomeni. Però invece dall'altro lato abbiamo tutto un altro mondo, vero Maria Vittoria? Esatto, sì, io infatti appunto per collegarmi a quello che hai detto, a volte sento dei racconti diciamo, della mia tutor che mi dice, a volte io ancora facevo i sondaggi, no? E quindi all'inizio appunto i dati venivano raccolti attraverso veri e propri sondaggi. Mi racconta che andava diciamo, in giornata a raccogliere dati presso gli istituti che a loro volta avevano raccolto proprio manualmente il dato e poi, diciamo, deputato appunto per l'analisi. E invece i big data, appunto, sono, diciamo, forse la cosa più interessante è da dove vengono, perché un conto è descriverli, no? Poi tante volte invece ci si può dimenticare da dove viene il dato. Il big data ha un'origine molto variegata e anche qui una delle V è appunto il volume, nel senso che ci sono veramente tantissime fonti. Perché? Perché siamo in un mondo pieno in qualche modo di dispositivi che fanno per noi quella che è la raccolta dati. E quindi noi abbiamo in tempo reale una quantità di dati che nel passato era inimmaginabile ottenere in così poco tempo e in modo anche così, possiamo dire, variegato e disorganizzato, perché il dato di per sé viene collezionato e non è difficile in qualche modo renderlo in una struttura accessibile all'analisi. E appunto, quindi, questa, diciamo, è una caratteristica fondamentale di quelli che sono i big data. E, naturalmente, la varietà, perché ci sono un'infinità di dispositivi che possono rilevare dati strutturati, come per esempio quelli che possono essere derivati da un database di un'azienda, ma anche dati non strutturati in forma di testo e che appunto devono essere in qualche modo processati, metodi che accenneremo più avanti, affinché possano poi essere analizzati, cioè non tutti i dati, in realtà, cioè l'informazione può non essere in forma di dato, può essere in forma non strutturata e quindi forse il big data è anche in questo senso, cioè andiamo al di là del dato stesso, cioè l'informazione è più ampia del dato stesso e la sfida è un po' riportarla nella forma di dato per avere la possibilità di intelleggere e in qualche modo catturare quella che è l'informazione disponibile. Ecco, non so se da queste parole diciamo, è emerso quella che può essere la diversità che c'è tra appunto il dato classico e questo big data. Sì, certo, secondo me hai toccato i punti fondamentali e effettivamente prima, adesso vabbè, non erano proprio big nel senso big, però
Ovviamente, se ci pensate, prima mi avevi chiesto di usare lo smartphone e voi io in 3 secondi ho avuto accesso a un'informazione che voi avete digitato online. Ma ogni volta che voi usate il cellulare, per esempio, come diceva giustamente Maria Vittoria, cioè voi vi trovate a lasciare una traccia, quindi una serie di dati, di informazioni che in qualche maniera possono poi essere utilizzati. Sono magari semplicemente l'idea che voi avete cercato una parola e poi ne avete cercato un'altra successivamente su Google, o potrebbero essere appunto ricerca di immagini. Proprio questo, secondo me. A questo, per esempio, secondo me Maria Vittoria alludeva prima, cioè Sì. la varietà, come diceva giustamente lei, non sta solo nel fatto che ho, so, una, cioè, osservo dati, non so, legati al clima, legati a dimensioni economiche, ma è proprio varietà in termini di formato. Quindi, cioè, da un Esatto. lato ho il dato esatto e pulito, dall'altro ho, per esempio, un'immagine. Quindi, da Un'immagine. un'immagine, esatto, Un quindi sono pixel. tutte queste. Cioè, che poi si lavora proprio in termini di bit per andare a ricostruire attraverso, per esempio, quelle che vengono chiamate anche le reti neurali, un'immagine a questo punto di qualsiasi tipo, sia il riconoscimento per immagini, sia immagini di diagnostica medica, sicuramente è molto interessante. Sì, certo, se pensate adesso io non so, ma io per esempio se mi voglio fare pubblicità, però ho un iPhone, effettivamente c'è un algoritmo dietro di riconoscimento facciale, quando io mi dimentico le password uso la mia faccina, che quella teoricamente non dovrei dimenticarla, no? Per strada. Ed effettivamente, cioè, quindi dietro questo grande mondo di cui oggi cercheremo veramente solo di darvi un po' il flavor, in realtà c'è veramente tantissimo, tantissimo in cui noi siamo ormai ogni giorno sempre più immersi. Ed effettivamente quindi le principali aspetti che differenziano i dati tradizionali da quelli che potremmo chiamare appunto big data sono la dimensione, quindi che diciamo nel caso più tradizionale è molto gestibile in autonomia, spesso invece i big data richiedono dei software specifici o l'appoggio a delle piattaforme perché hanno sono una mole talmente tanto difficile che un computer fosse anche molto potente non è sufficiente per analizzare questi dati, anche perché spesso richiedono un'architettura molto più articolata per la loro gestione, come giustamente diceva prima Maria Vittoria. Spesso non sono neanche strutturati, quindi cioè appunto quelli tradizionali. Voi magari avete la bella tabellina che potete aprire anche in Excel. I big data spesso in realtà no, non sono tanto strutturati, non sono tanto organizzati, anche perché diciamo i dati tradizionali magari sono appunto gli uffici nazionali di statistica, le organizzazioni internazionali come vi accennavo prima, adesso ne ho citate alcune, ma c'è anche la Banca Mondiale, la Banca Centrale Europea, insomma, raccolgono dati e li pubblicano, ma li pubblicano una volta che li hanno sostanzialmente risistemati, resi più fruibili per tutti i ricercatori, insomma, ricercatori, docenti universitari, chi si occupa di queste cose nello specifico, ma anche chi in realtà ha solo piacere di provare a raccogliere informazioni. Su un tema di interesse, insomma, di ricerca. E quindi è chiaro che invece adesso possiamo avere fonti di dati che arrivano da tantissimi altri aspetti, per esempio dati spaziali, dati legati proprio al fatto che voi accediate tramite social network, social media e quindi lasciate una traccia, come dicevamo prima, ma possono esserci dati sull'inquinamento, insomma, una fonte smisurata e come facciamo ad orientarci per trovare metodi utili per analizzarli e gestirli? Beh, è chiaro che diventa questa una delle grandi sfide di questo secolo per queste discipline più tecniche, che qui sono appunto la statistica. Ho parlato di econometria, proverò a dirvi un po' che cos'è rapidamente, e che invece cambiano un po' approccio, no? Anche nel modo in cui li si affronta, no? E li si in qualche maniera gestisce anche concettualmente. Sì, per collegarmi a quello che dici, mi è venuto, cioè, quando tu parlavi appunto dei dati messi a disposizione dalle banche, diciamo, nazionali di dati o internazionali, europee, è sempre un dato di, in qualche modo aggregato. È una cosa che forse non abbiamo toccato, non abbiamo preparato una slide apposta, però diciamo vale la pena anche forse di accennare quello che è un dato individuale, quello che è un dato aggregato, no? In statistica tendenzialmente si aggrega, nel senso che la statistica è un modo per fare sintesi. E quindi tendenzialmente ci sono in rete la maggior parte dei dati sono dati aggregati. E quindi danno sicuramente un'informazione, ma è già un'informazione sintetizzata.
E mentre il dato individuale è forse la vera sfida dello statistico, perché dal dato individuale poi si possono fare tutte le sintesi che si vogliono, no? E sicuramente il dato individuale costa moltissimo, cioè il dato individuale standard costa moltissimo. Io per esempio lavoro, costa moltissimo, adesso spiego cosa significa. Io lavoro in un istituto di ricerca clinica e il dato individuale significa andare a analizzare paziente per paziente e valutare quelle che sono il suo stato, diciamo, di salute. E questo costa moltissimo, nel senso che solamente abbiamo a che fare con pazienti reali, con persone reali, quindi ci sono dei protocolli di burocrazia, perché bisogna fare tutte le cose per bene, in qualche modo, no? E il dato individuale costa moltissimo. Poi ci troviamo invece in un mondo di dispositivi che invece questi dati individuali li creano quasi senza costo. E quindi, cioè, mi sembra veramente, cioè, per uno statistico, ma forse anche per una persona banalmente curiosa in questo ambito, questa grandezza a disposizione di dati individuali a così poco costo, in realtà è molto prezioso. E qui, appunto, sempre per un pochino fare la differenza, cioè a indagare un po' le differenze e quelle che possono essere i nuovi spunti di riflessione, appunto c'è questa slide che va a definire quello che si intende per hypothesis driven e data driven. Appunto, nella statistica classica è l'ipotesi quello che regna, cioè appunto io faccio sempre un esempio nel mio ambito perché mi viene più facile, no? Però appunto nel mio ambito, cioè, arriva il medico, il clinico, e vuole in qualche modo testare l'effetto di un farmaco rispetto a un nuovo farmaco rispetto a un farmaco già in uso, no? E quindi c'è questa ipotesi alla base. Presa questa ipotesi, allora si pianifica tutta l'analisi statistica per fare in modo che ci sia la potenza statistica, che è un concetto sicuramente complicato, però non ho bisogna accennarlo, lo accenno e basta. Comunque ci sia la potenza statistica, cioè ci siano abbastanza dati, mettiamola così, per in qualche modo confermare o confutare l'ipotesi di base. E quindi in realtà il dato è ancillare in questo senso, cioè c'è l'ipotesi clinica, in questo caso, ma può essere un'ipotesi economica, cioè c'è la teoria economica, c'è la teoria clinica alla base, e il dato è ancillare, cioè in qualche modo viene sfruttato per questo. Dall'altra parte invece c'è il data driven, ovvero è il dato che regna, cioè il dato è contenitore di informazione, e quindi l'ipotesi viene meno, nel senso che io non ipotizzo niente, voglio andare a vedere cosa mi dice il dato. E allora poi magari farò un'ipotesi, cioè l'ipotesi è ancillare al dato, cioè il dato mi dice, voglio estrapolare dal dato l'informazione, allora poi magari potrò fare un'ipotesi per poi andare ad indagare maggiormente il lato dell'informazione che mi interessa di più. E quindi questa è un po' la forza, appunto, del dato, perché quando è così tanto variegato e grande, dà la possibilità veramente di guidare anche l'ipotesi, che è una cosa che prima non si pensava assolutamente. Certo, è vero. Non solo, ma cambia proprio un po' la prospettiva, no? Quindi sono paradigmi di lettura della realtà che si basano su un approccio totalmente diverso, no? Vedremo dopo un po', no? Questo approccio supervisionato o non supervisionato con Maria Vittoria, che cosa vuole effettivamente dire. Io vi voglio solo, per esempio, giusto per incuriosire un po', no? Per provare ad agganciarmi un po' alle cose che magari avrete sentito parlare. Beh, per esempio, una delle cose di cui adesso si parla tanto è di intelligenza artificiale, no? Ma come facciamo con gli strumenti della statistica a costruire un meccanismo con cui si riesce a riprodurre quella che è l'intelligenza umana e quindi un processo di apprendimento, no? Iniziamo semplicemente dai dati, quindi dagli eventi che si registrano, quindi semplicemente forse è una parola un po' eccessivo, ecco, però effettivamente si parte sempre un po' da lì. E però chiaramente
È un dato molto più articolato. Per esempio, appunto, Maria Vittoria prima faceva cenno a questa tipologia di dati diversi, proprio perché sono diversi, cioè nel senso, se prima, se diciamo nella statistica classica siamo abituati ad avere due o tre variabili osservate per tantissime persone, immaginiamo, non so, adesso faccio un esempio estremo, i censimenti, no? Vediamo la composizione del nucleo familiare e poco più, insomma, per tantissime persone, cioè meglio per tutta la popolazione italiana, per esempio. Dall'altro lato invece magari abbiamo poche variabili, scusatemi, poche osservazioni, ma tantissime variabili, no? Quindi cambia anche un po' il problema di come gestire questi dati. Cioè, nel senso, io ho un'informazione diffusissima, magari con informazioni che al loro interno si ripetono nelle varie variabili in forme un po' diverse, e quindi chiaramente provare ad apprendere da questi dati diventa una grande sfida. Quindi diventa proprio una sfida perché bisogna capire come analizzare questi dati, sia quelli tradizionali sia quelli nuovi, perché fondamentalmente ne siamo totalmente immersi. E uno strumento che si utilizza in ambito economico, ed è per quello che ho scelto proprio un po' questo tema, è l'econometria. Quindi l'econometria sono un insieme di tecniche statistiche, quindi di tecniche che sono funzionali allo studio e all'analisi dei dati, che tentano di rispondere a delle domande di tipo economico. Quindi una delle caratteristiche fondamentali dell'econometria è che, come un po' diceva prima anche Maria Vittoria, è la teoria economica che domina, cioè la teoria economica suggerisce delle ipotesi che effettivamente possono essere verificate oppure no tramite l'osservazione dei dati. Come faccio a verificare queste ipotesi? Con quali strumenti? La matematica, adesso diciamo, l'econometria richiede molta matematica, soprattutto perché poi, insomma, ci sono alcuni aspetti molto tecnici che vengono per la costruzione e lo sviluppo dei modelli e ovviamente moltissima statistica. Quindi matematica e statistica ci vengono in supporto per provare a rispondere a queste ipotesi. E l'approccio di che natura è? Ma è un'analisi sostanzialmente di tipo strutturale. Quindi io, per esempio, ho una serie storica, per esempio l'andamento del PIL, del prodotto interno lordo, l'andamento di una serie finanziaria ci può interessare. Insomma, oggi siamo spesso e volentieri, no? Tutti i giorni siamo un po' bombardati da informazioni sull'andamento dei mercati, quindi mi sembra un po' di poter fare questo esempio abbastanza calzante. E cosa facciamo? Beh, attraverso l'econometria cerchiamo di spiegare qualcosa, cioè cerchiamo di spiegare, per esempio, quali sono le ragioni di un determinato, del realizzarsi di un determinato fenomeno oggi. Che osservo. Attraverso che cosa? Magari attraverso quello che era successo nel passato. Oppure un'altra cosa che viene assolutamente fatta e che l'econometria ovviamente va a supporto, ma di serie finanziarie, ma non solo, è la parte di previsione, cioè cerco di fare quello che si chiama forecast, cioè di prevedere quello che accadrà domani, dopodomani. E spesso questo, ovviamente, proprio come dicevate voi, quindi in realtà, come vedete, non è che vi insegno chissà che cosa di nuovo, però effettivamente la complessità del mondo che ci circonda ci richiede un po' anche di provare a prevedere ciò che accade, cioè per poter fare delle scelte, ovviamente, no? Economiche, ma non solo. E la parte di previsione diventa una parte importantissima che spesso attraverso l'utilizzo dei big data si può in qualche maniera rafforzare, però ovviamente io faccio la parte dell'antica, quindi parlo ancora di tecniche più classiche. E poi l'econometria è funzionale anche a valutare le politiche. Per esempio, non so, c'è una politica che tenta di sostenere il consumo, no? Quindi, per esempio, non so, una riduzione delle pressioni fiscali. Qual è l'effetto sul consumo? Come faccio a capirlo? Me lo dice l'econometria. Attraverso, diciamo, delle tecniche più o meno articolate, ci aiuta a fare una valutazione delle decisioni prese o ci aiuta a dare delle indicazioni ai decisori politici su quale strada intraprendere. Quindi, diciamo che l'econometria ha sicuramente questi due fuochi. Da un lato, il tentativo di spiegare un fenomeno, e dall'altro il tentativo di predire, ma la potenza, no, nella predizione di cui parlava, ma anche nella spiegazione di cui parlava Maria Vittoria, spesso di fronte a questi dati così articolati diventa più complessa, diventa, diciamo, meno forte, ecco, e quindi abbiamo bisogno di un supporto, no? Di un supporto. Beh, ecco, stavo per lasciare la parola a Maria Vittoria, sono dimenticata, avevo preparato un altro paio di slide, scusate. E come funziona l'econometria? Ma è qualcosa che forse già conoscete già, cioè tenta di approssimare una nuvola di punti con delle rette, quindi per quello dicevo la matematica ci torna in grande aiuto perché grazie, no, insomma, allo studio di questa approssimazione,
osservazione dei punti, no, che sarebbero sostanzialmente le nostre osservazioni. Immaginate le scelte di consumo in funzione del reddito, no? Se il reddito cresce, quello che mi aspetto tendenzialmente è che il consumo aumenti, oppure una relazione inversamente proporzionale, come quello che ho ripresentato qua, che può essere più o meno lineare, ma sicuramente uno degli aspetti che sono più prioritari proprio perché c'è la necessità di utilizzare tecniche che in qualche maniera verifichino delle ipotesi, quindi utilizzino degli strumenti statistici specifici, in realtà richiedono una certa parsimonia. Cioè io non è che dico, vabbè, non so quali variabili scegliere, ne prendo 400 e li butto dentro un modello econometrico. E, no, cioè, nel senso, si può fare ovviamente, ma poi probabilmente si incorrono in alcuni problemi, per esempio questi modelli, proprio perché cercano di rappresentare la complessità del mondo, ma con una tecnica che in qualche maniera è semplice rispetto alla complessità di cui stiamo parlando, richiede ovviamente la definizione di alcune assunzioni. E non essere parsimoniosi, cioè cercare di spiegare un fenomeno come per esempio il consumo attraverso tantissime altre variabili, l'età, il sesso, l'istruzione, le regioni geografiche, la localizzazione geografica, faccio solo alcuni pochissimi esempi giusto per darvi un po' l'idea, il reddito, la composizione del nucleo familiare, il numero di figli, l'età dei figli, eccetera, eccetera. E beh, questo rende il modello poco parsimonioso, e quindi ovviamente potrei incorrere a un problema di non poter effettivamente dare un'indicazione esatta ai decisori e decisori su quale potrebbe essere l'effetto di una modificazione di una politica a sostegno del reddito, per esempio, sul consumo. E quindi ovviamente arriva, no, una grande sfida, grazie a strumenti più innovativi che si possono forse integrare. Esatto, e io qui in realtà le tecniche di analisi dei dati dei big data sono in mente, no? Infatti qui farò soltanto, magari porto ad alcuni esempi per confronto. Dunque, intanto qui ho descritto, diciamo, quelli che secondo me sono i passi, banalmente i passi che bisogna fare per poi arrivare all'ultimo, che è l'utilizzo dell'output. Quindi vediamo che c'è intanto la posizione del dato. La posizione del dato, proprio l'acquisizione non è, come detto, complicata perché il dato arriva di continuo in modo massiccio. Quello che invece è più complicato è la preparazione del dato. E data science in realtà è una parola che comprende diversi aspetti, tra cui un aspetto è quello del data mining, ovvero è quell'insieme di tecniche che sono volte proprio alla preparazione del dato e sono complessissime. Di solito, appunto, diciamo gli statistici e i data scientist proprio dicono la parte più complicata è la preparazione, poi l'analisi è un gioco da ragazzi, no? Perché Vero. sì, è la parte più forse anche noiosa, ma ti porta, cioè la fai con grande attenzione perché sai che è fondamentale per poi la buona riuscita delle analisi successive. Quindi è vero, può essere un po' noiosa, però diciamo il fine comunque ti aiuta a superare un po' la noia in questa fase. E quindi una volta il dato preparato, cosa vuol dire preparato? Vuol dire reso omogeneo, uniforme in qualche modo, intellegibile con diciamo dei nomi, anche banalmente i nomi delle variabili, diciamo, le variabili hanno delle osservazioni che possono essere di tipo qualitativo, quindi devono avere delle etichette che devono essere comunque sempre le stesse e in modo tale che non, diciamo, né lo statistico né tantomeno la macchina, il computer possa fare confusione in qualche modo. E quindi una volta preparato il dato, c'è l'applicazione degli algoritmi di machine learning che adesso vedremo alcuni esempi nelle slide successive, e quindi l'applicazione di questi algoritmi di machine learning creano dei modelli che hanno imparato da se stessi in qualche modo e possono continuare a imparare in realtà da se stessi. Adesso vedremo un pochino più nel dettaglio magari cosa significa imparare da se stessi. Però una volta creato un modello, quindi una macchina che riceve un input e dà un output, questo deve essere testato perché diciamo che appunto
il dato è così volubile, variegato, che è bene che diciamo, questa macchina, questo modello che si è messo in piedi, conosca tanti dati diversi, indipendenti tra di loro, in modo tale che possa sempre aggiustare il tiro e quindi dare un output sempre più veritiero. E appunto questo output di dati che poi si viene a creare è quello che poi come anche diciamo, gli output dei modelli statistici classici che aiuta nelle decisioni diciamo, del manager d'azienda piuttosto che del ministero riguardo delle politiche e così via. Adesso vediamo un attimo un pochino più quali sono magari cos'è questo apprendimento automatico. Allora, iniziamo a dire che l'apprendimento automatico appunto è una tecnica per cui, come ho già detto, diciamo, la quantità di dati aiuta a creare dei pattern, a creare dei modelli sottostanti ai diversi dati, quindi analizza quelle che sono le correlazioni, quelle che sono le associazioni, i nessi che ci sono tra le diverse variabili e quindi crea una sorta, un modello che riesce a spiegare un fenomeno di interesse. Diciamo che questa macchina può essere messa in piedi in due modi, attraverso un apprendimento supervisionato e che appunto vediamo qui, poi ci sarà anche quello non supervisionato. Quello supervisionato è, diciamo, come logica un po' simile a quella che è anche la stima dei modelli in econometria, ovvero si prende un dataset e questo dataset avrà delle variabili di input, che sono le variabili esplicative, cioè quelle che noi vogliamo che spieghino l'output, quindi la variabile di nostro interesse. Come diceva prima la professoressa, potrebbe essere l'output, potrebbe essere la spesa familiare e l'input potrebbe essere il numero di figli, quante persone lavorano, l'età dei figli e tante variabili esplicative che potrebbero dare informazioni su poi qual è la spesa di quella famiglia. Però diciamo che quando noi prendiamo i dati, noi collezioniamo sia il dato esplicativo, sia il dato, diciamo, l'output, quello che per noi è l'output, no? E quindi noi abbiamo una tabella completa. E quindi noi poi scegliamo qual è la nostra variabile, diciamo, output, e diciamo alla macchina, ok, questi sono degli esempi validi. Perché sono esempi reali, no? Tu cercami dei pattern di modi in cui le variabili che io ho scelto come esplicative mi spieghino un fenomeno, che però in qualche modo alla macchina noi diamo già degli esempi reali, no? E questo vuol dire è supervisionato. Quindi io gli sto chiedendo alla macchina, stimami o classificami in realtà. E infatti qua no, ci sono queste due etichette che definiscono la regressione quando si tratta di un output dati continui nel mondo del continuo o classificazione quando noi vogliamo appunto classificare e quindi abbiamo dei dati o binari o diciamo qualitativi comunque a livelli. Mentre c'è una cosa un pochino ancora più sfiziosa che è l'apprendimento non supervisionato, che è Sì, nella slide. ti volevo solo chiedere una cosina, scusa Maria Vittoria, Ah ma no, prego, prego. no, però Angeli. effettivamente è interessantissimo, no? C'è quello che stava dicendo, cioè possiamo categorizzare i modelli in base un po' a quello che ci serve, cioè vogliamo classificare, vogliamo insomma, spiegare, eccetera. E in particolare rispetto alla classificazione volevo solo mettervi un po' in guardia da alcuni aspetti, cioè che nelle tecniche di machine learning o comunque in generale il data scientist rifugga un po' le tecniche di classificazione tipiche dell'econometria. Le può utilizzare, solo che ci sono studi scientifici che dimostrano, che fanno vedere come al crescere del numero di variabili che si implementano all'interno del modello, la capacità di classificazione diventa sempre inferiore, si riduce per i modelli econometrici, quando invece magari aumenta per le tecniche, diciamo, più avanzate.
saranno, immagino adesso vi cito dei nomi, ma giusto per darvi, poi se avete curiosità potete cercarli, non so, immagino i Random Forest, i Random Tree, cioè quindi questi alberi decisionali che ci consentono appunto di fare classificazione. Hanno una logica spesso molto diversa alla base. In alcuni casi ricorrono lo stesso l'utilizzo delle tecniche più classiche della statistica, quindi quello che si chiama p-value, no? Quindi poi lo scoprirete quando ci verrete a trovare, però effettivamente ha un confronto, cioè quanto sono bravo nel classificare, beh, spesso le tecniche di machine learning sono molto più potenti rispetto a quelle dell'econometria classica, appunto al crescere del numero di osservazioni. Questo perché chiaramente sono un po', come diceva giustamente Maria Vittoria, comunque guidata, no, da questo apprendimento che è, come si suol dire, supervisionato. Esiste poi tutto un altro mondo a cui stavo appunto, prima che io la interrompessi, cercavo di fare accenno, che invece riguarda l'apprendimento non supervisionato. No, ma ancora, dico ancora una cosa rispetto a quello che stavi dicendo te, ovvero che diciamo sono molto migliori, ma le tecniche, è vero, ma anche per il fatto che ci si può permettere di fare tante prove. Cioè l'iterazione nel data science è quello che poi porta al risultato, cosa che invece nella statistica diciamo è la distribuzione di probabilità. In qualche modo che porta risultato. Nel data science non c'è una distribuzione probabilistica alla base, quindi la probabilità è empirica. Quindi si fanno tante prove e si vede qual è l'andamento del dato e quindi essendoci così tanti dati ci si può permettere di fare tante prove e di arrivare al risultato migliore. Diciamo, questa è un po' la logica alla base, secondo me, un po', se ho capito bene quello che volevi dire. Sì, no, assolutamente, certo, cioè queste, sì, non ti volevo, sì, va benissimo, sì, certo, anzi, grazie per avermi un po' Invece, integrato. per quanto riguarda il non supervisionato, è ancora, diciamo, diverso, nel senso che oltre a non fare nessuna ipotesi, non si ha nessun esempio. E quindi alla macchina non si può neanche dare un esempio perché si chiede di fare per noi. Un esempio è il clustering, ovvero ci sono, diciamo, delle osservazioni che noi pensiamo possano, vogliamo vedere se possono essere, cioè quali tra di loro sono più simili. Appunto, di nuovo per tornare all'esempio delle numerose, numerose variabili, no? Numerose variabili sono un problema comunque, molto più per la statistica classica, però anche per il data science. E quindi comunque si cerca sempre di ridurre dove è possibile. E un modo è quello del clustering, ovvero io ho tantissime variabili e voglio vedere se alcune di queste possono essere raggruppate in modo da fare dei gruppetti e quindi, non so, da 100 fare 10 gruppetti e quindi usarne 10 variabili invece che 100. E comunque questo, se è informativo, va bene, nel senso che se effettivamente questi gruppetti sono molto simili tra di loro, io non sto facendo un errore, non sto perdendo tanta informazione. Poi l'informazione è quello che bisogna sempre, cioè l'informazione non va persa, il più possibile bisogna tenerla. E quindi si fanno delle semplificazioni capendo fino a quando si può fare perché senza perdere informazione. E quindi il clustering è un ottimo modo, nel senso che io dico alla macchina, al computer, all'algoritmo, diciamo, trovami se ci sono delle somiglianze. Sono somiglianze sempre, naturalmente non sono somiglianze qualitative, ma sono somiglianze in termini di, diciamo, di vicinanza spaziale, multidimensionale. Naturalmente, poi questo è quasi ingegneristico, diciamo, molto matematico comunque, come calcolo, però ci sono queste tecniche che fanno per noi queste differenze, calcolano queste distanze e quindi riescono a associare quelle che sono le informazioni simili. E questo si chiama clustering, oppure ci sono le regole di associazione, che sono un altro esempio. Per esempio, un esperimento, cioè un esempio noto che si trova anche su Wikipedia banalmente, è quello degli scontrini del supermercato. Facendo un esperimento, si può vedere che, per esempio, se un soggetto compra sempre, non so, le
carote e il pollo, poi compra anche la Coca-Cola. E questa è una regola di associazione che sicuramente si può fare come esperimento, ma con qualche dato, ma si può fare anche con un'infinità, un'infinità di dati. Ci sono degli algoritmi ad hoc che diciamo, catturano queste associazioni. Certo, il pollo di prima ritorna, no? Quindi sono... Sì. Eh sì, sai quando ti viene in mente il pollo, mi è venuto in mente perché l'avevo detto prima. No, infatti era giustissimo, giusto, insomma, chi, lo studente, lo studentessa aveva centrato, non sapevo, però ne avremmo comunque parlato. Ecco, sì, volevo solo dire ancora due cose, giusto perché, insomma, io, Maria Vittoria ha fatto, devo dire, una carrellata super esaustiva, però giustamente lei diceva, ma possiamo raggruppare le variabili che osserviamo, ma possiamo anche raggruppare le persone o le osservazioni che Ah sì, abbiamo, no? certo. Questo è l'altro lato, perché immaginiamo di dover essere un decisore politico, abbiamo bisogno di un decisore, no? Dobbiamo definire delle politiche, oppure semplicemente lavoriamo nel marketing e vogliamo indirizzare una campagna di marketing verso un target, quindi verso un segmento ben definito. Come facciamo? Beh, possiamo utilizzare queste tecniche di clustering, per esempio, in cui cerchiamo di identificare le persone più simili tra di loro. Quindi immaginate di prendere, no? Tutti i passaggi che fanno nei 3 giorni sul cellulare, quindi vedrete, insomma, sono migliaia. Migliaia di dati ed effettivamente si possono poi in qualche maniera provare a raggruppare in modo tale da essere più efficienti. Quindi l'idea sia del machine learning ma anche dell'econometria rimane sempre un po' quella. Quindi io cerco di imparare qualcosa da questi dati per poi dare questa informazione, questo apprendimento, consegnarlo nelle mani di chi poi magari appunto ci governa, nelle mani di chi potrebbe fare Sperando che le faccia buon le uso. strategie. Esatto, questo Noi sempre. analizziamo sempre in buona fede. Eh certo, sì, questa è una parte interessantissima, ne parlavamo quando ci stavamo preparando proprio con Maria Vittoria per questo incontro, una parte soprattutto in ambito clinico è importantissima, tutta la parte legata all'etica, no? Della gestione dei dati. E poi cioè il clustering si può fare anche su aspetti più qualitativi, esistono queste tecniche di sequence mining, ma insomma, vabbè, vi stiamo dicendo tante cose, però giusto per darvi un po' l'intuizione di quello che c'è dietro questo gigantesco mondo. Però una delle cose che sempre più, no, abbiamo cominciato a parlarne nel corso di questo breve incontro è che insomma, abbiamo bisogno di una macchina, abbiamo bisogno di un computer, certo, forse anche un super computer, che ci consenta in qualche modo, attraverso l'utilizzo di software dedicati, di effettuare questa analisi di questi dati, siano essi diciamo più tradizionali, siano essi invece più innovativi, quali appunto i big data, perché ormai diciamocelo, è difficilissimo, no, che uno si metta a mano e faccio l'analisi dei dati anche solo econometrica a mano. Lo può fare come esercizio concettuale, ma diventa poi sicuramente una cosa poco utile ai fini poi proprio di quello che stavamo discutendo insieme. Esistono quindi tutta una serie di software gratuiti o anche a pagamento, quindi ne proponiamo proprio una carrellata. Sono alcuni dei software che utilizziamo sia io che Maria Vittoria, ne abbiamo parlato a lungo. E, per esempio, la SoStata è un software a pagamento, come MATLAB, per esempio, che viene utilizzato moltissimo da chi fa econometria. Dall'altro lato abbiamo invece, per esempio, R e Python, che sono quelli, insomma, da questa parte del monitor, che la parte destra, che sono invece gratuiti. È interessante vedere come, vabbè, R è un software statistico e sono gratuiti e sono tra l'altro in continua evoluzione perché la comunità scientifica continuamente, no, conferisce pacchettini che arricchiscono la potenza di questi software, perché spesso quando uno sviluppa una teoria nuova poi deve anche costruirsi il codice per verificare che effettivamente sia efficace e poi lo può conferire, no, nello spirito di condivisione alla comunità di utilizzatori di R o di Python. Python forse è nato con un'ottica un po' diversa. Ed è per questo che Python è molto forse più orientato, sebbene R lo sia tanto, è comunque molto più orientato anche alla gestione di tecniche di machine learning, eccetera. Adesso non ve lo riportiamo per non annoiarvi, però effettivamente se googolate troverete dei grafici in cui si vede come è cresciuto l'utilizzo di Python negli ultimi anni con l'avvento proprio del Big Data. È una cosa interessantissima questa. Poi ovviamente insomma, lo potete utilizzare tutti quanti perché sono tutti comunque supporti gratuiti. Ovviamente, come vi dicevamo un po' prima, cioè, il problema del Big Data è anche proprio dove, no, li colloco. Quindi spesso abbiamo bisogno di altri supporti, esiste per esempio Hadoop,
Loop, ma tantissime altre piattaforme che vengono un po' in supporto. E poi non è detto che questi software non possano, cioè si possono anche richiamare tra di loro, per esempio R può richiamare Python, può richiamare Stata, può richiamare, beh, un linguaggio è scritto, insomma, potete richiamare e costruirvi funzioni in C++. Io onestamente non arrivo a quei punti, però Io mi neanche, neanche. sarebbe No, sempre. infatti non, senza spaventarvi, nel senso che sicuramente ci vuole la conoscenza, perché utilizzare comunque dei codici già scritti è un atto di fede, però ci si può anche sempre controllare, cioè è sempre bene controllare nella propria, nelle proprie, cioè, diciamo, sulla base delle proprie capacità. Sicuramente è anche interessante perché la programmazione comunque, secondo me, quando poi veramente ti addentri un po' nell'analisi, ti piace anche in qualche modo avere uno strumento in mano e saperlo utilizzare bene, perché poi alla fine puoi fare un po' quello che vuoi tu. Cioè, usare strumenti, uno strumento che è stato un po' costruito da altri, sicuramente è utilissimo per imparare, no? Come cioè, tutti noi impariamo da chi lo sa già fare e chi l'ha già fatto soprattutto. Però poi è anche bello rendersi un po' autonomi e io un po' diciamo, mi sto appassionando a questa pseudoprogrammazione perché non è una programmazione in C, è una programmazione ad oggetti in qualche modo. Sa se in realtà non funziona ad oggetti, però sono diversi tipi di programmazione che con un po' di esercizio sono raggiungibilissimi, ecco, in qualche modo. E poi ci sono sicuramente SAS è a pagamento, ha delle piattaforme però gratuite per gli studenti su cui ci si può esercitare, ci sono dei bravissimi insegnanti, tra l'altro hanno anche esercizio di inglese perché poi sono tutti insegnanti americani, quindi si fa due in uno. E invece R, essendo open source, ha moltissimi, diciamo, file condivisi da chi magari ha già avuto quel problema, ha trovato una soluzione, quindi mette a disposizione la propria soluzione per gli altri. Quindi comunque non è difficile raggiungere un livello minimo di capacità di programmazione e poi secondo me quando si raggiunge quel minimo poi è anche bello continuare perché poi appassiona abbastanza. Certo, sono d'accordo. Bene, quindi diciamo, proviamo solo un attimo un po' a riepilogare, ci avviamo verso la fine così magari c'è poi qualche domandina da parte vostra. Ma quindi quali sono un po' le possibili differenze e poi come ci si può un po' integrare? Quindi abbiamo cercato un po' di riepilogare le cose. Quindi l'approccio econometrico è sicuramente statistico. Quello del data science è un mix tra la statistica e la capacità, diciamo, e la programmazione, diciamo così, effettivamente è un È mix. vero, E è vero, è vero. L'econometria si fa un po' guidare dalla teoria economica, no? Come si come abbiamo suol detto dire. prima, invece è il data driven quello che guida il data science. Quando guardiamo all'econometria, spesso cerchiamo di avere un approccio interpretativo e formuliamo delle ipotesi che cerchiamo poi di testarle. Invece, appunto, se l'economia fa sicuramente predizione, però anche spiega moltissimo, il data science è più verso la predizione dell'output piuttosto che la spiegazione di esso. Sì, con riferimento invece alla scelta di qual è il modello migliore, quello che si fa nell'econometria è essere guidati un po' dalla significatività, è un concetto statistico che ovviamente non abbiamo tempo di spiegarvi qua, però della significatività dei parametri che costituiscono il modello, quindi se sono significativi sotto un punto di vista statistico, e poi quello che si fa è cercare di rappresentare nel miglior modo possibile i dati disponibili, ma solo quelli disponibili, e quindi e si utilizza tutto l'insieme dei dati. E invece diciamo, il data science, appunto perché ha tanti dati, come dicevo prima, si possono fare tante prove diverse. Uno di questi metodi è la cross-validazione, cioè il dataset è talmente no, grande che si suddivide e quindi si fa prima l'analisi con una parte di dataset, poi con l'altra, poi con l'altra. È come se fossero tanti dati diversi e quindi in questo modo si aumenta moltissimo l'accuratezza della predizione. In termini di finalità, l'econometria cerca di predire e spiegare, quindi fare forecast e spiegare fenomeni di natura economica. Mentre appunto come abbiamo detto prima, la data science più predire, che però diciamo ha
avere la palla di cristallo non è possibile, però sempre utile quando Sì, si può. poi con una potenza, diciamo, spesso anche in termini di capacità, come dicevamo un po' prima, in alcuni casi riesce a predire in maniera migliore di quanto non può fare un modello econometrico, no? Perché appunto ha ancorato delle assunzioni che spesso non si confanno così tanto bene Con la realtà, alla con la esatto. complessità. Esatto, la complessità della realtà. E per finire, quindi sono un po' i punti di forza dell'econometria, sicuramente la capacità di comprendere quelle che sono le relazioni causali dei vari fenomeni, cioè come per esempio il reddito influisce sul consumo e per esempio anche capire come si comportano, no, gli agenti economici, cioè quali sono le scelte di consumo, perché scelgo lo yogurt light piuttosto che quello, visto che parlavamo prima di polli, no? Io parlo di yogurt, lo yogurt light piuttosto che quello intero, questa è un po' l'idea dell'econometria. No, invece il Interessante. data science, essendo, cioè, la causalità è una cosa vera, cioè, l'associazione è una cosa, cioè l'associazione tra una variabile e un'altra è una cosa. La causalità è un concetto, bisogna sempre prenderlo con le pinze, cioè bisogna stare molto attenti quando si afferma la causalità di un evento piuttosto che un altro. Infatti, la causalità bisogna in qualche, cioè, bisogna ricondursi in una situazione in cui è possibile, diciamo in qualche modo valutare un effetto causale e bisogna farlo attraverso, diciamo, un controllo completo dell'analisi. Cosa che appunto invece il controllo completo dell'analisi da parte dello statistico non avviene nel data science, quindi il nesso di causalità è quasi impossibile da valutare, diciamo, in questo frangente. Perché appunto non ci sono non c'è la capacità, non c'è, diciamo, la gestione, non è possibile con così tanti dati gestire correttamente affinché il nesso di causalità possa stare in piedi, ecco. Ecco, guarda, visto che ne hai accennato, volevo quasi soprassedere, però oggi lo raccontavo anche ai ragazzi in aula che parlavamo di correlazione, ma quali sono queste, se googolate spurious correlation le trovate, cioè queste associazioni che sembrano assolutamente irragionevoli, no? Quindi giusto per essere un po' appunto messi in allerta, no? Come dire che le uscite dei film di Nicolas Cage possono in qualche maniera essere associate al numero di persone che sono, vabbè, scusate l'esempio poco felice, ma insomma annegano perché cadono in una piscina, per esempio, no? Ecco, quindi trovate tantissimi, poi potete fare quasi una mezza risata. Ci sono vari casi in cui diciamo non c'è nulla non sembra esserci una ragione reale per cui ci sia questa associazione. Sembra quasi casuale, non causale, casuale. Vabbè, torno subito alle mie slide. Scusate, giusto perché siamo ormai veramente alle ultime battute conclusive. L'altro tema è come integrare, perché questa forse è la grande sfida di oggi, no? Cioè, esistono questi due mondi, la statistica classica, l'econometria, ma anche la psicometria, insomma, le tecniche più tradizionali, nate ormai da diversi anni, insomma, da diversi decenni, oserei dire, e poi ci sono queste invece tecniche più innovative, tipiche del data scientist, di chi fa intelligenza artificiale, quindi tecniche di machine learning. E spazi di integrazione ce ne sono tantissimi, perché sicuramente, per esempio, uno degli aspetti che in parte abbiamo un po' toccato insieme e che in qualche maniera le tecniche di data science possono aiutare a migliorare, no, le performance dei modelli econometrici, così come le tecniche econometriche a volte possono tornare a venire in aiuto per migliorare le performance di predizione di modelli di data science. Sicuramente uno degli aspetti sfidanti, proprio perché siamo in un mondo molto complesso, è la selezione delle variabili. E questa selezione delle variabili può essere fatta, per esempio, attraverso algoritmi di machine learning, attraverso appunto tecniche di data science, immagino anche l'analisi dei componenti principali, quindi quasi cioè anche quelle tecniche di data mining che insomma si stanno sempre più affermando, ma sono anche un pochino più tradizionali forse quelle, per in qualche maniera aiutarci a capire, seppur guidate nella teoria economica, quali variabili possono essere più informative per aiutarci a comprendere un fenomeno economico di interesse. E quindi, vabbè, ecco, insomma, diciamo che mi avvierei un po' verso la conclusione, se tu, Maria Vittoria, non hai altro da aggiungere. No, quello che volevo dire forse è che proprio questo si nota nel momento in cui adesso bisogna, cioè usualmente si affronta un'analisi,
per tornare anche un po' ai software di prima, ci sono software più dedicati al machine learning, software più dedicati all'analisi statistica classica e tante volte si usano entrambi. Quindi questo è proprio sentore del fatto che l'integrazione è una sfida, ma è molto utile e comunque la si affronta e la si nota proprio anche dal fatto che si sente la necessità di utilizzare entrambe le tecniche per ampliare la veridicità di poi che sono i risultati. Grazie mille Maria Vittoria. Allora, diciamo, chiudiamo solo con questo spunto, spero che sia uno spunto per tutti voi. Se andate sul World Economic Forum trovate quelli che sono un po' i lavori e le professioni del futuro. E vorrei solo farvi notare che ai primi posti, guardate un po' chi c'è, data analyst e scientist, artificial intelligence, cioè intelligenza artificiale, machine learning, quindi persone che hanno queste competenze, big data specialist. Quindi vedete, in realtà noi siamo un po' partiti dal fondo, forse potevamo dirvelo fin dall'inizio, però effettivamente sono tra le prime tre postazioni, ma no, non che quelle successive sembrano così tanto dissociate, però effettivamente sono strettamente connesse a quello che in qualche maniera vi abbiamo un po' raccontato oggi, perché è effettivamente una grande sfida. E Io comunque posso dire che io sono appunto da poco laureata e un po', diciamo, appena entrata nel mondo del lavoro, e posso dire che comunque la statistica, come un po' tutto, secondo me, è il modo di pensare che cambia una persona. Cioè, al di là di quelle che possono essere le competenze più teoriche, quelle più avanzate, secondo me è un ottimo, viene riconosciuto, ecco, in ambito lavorativo la capacità logica di analisi, ma del mondo totale, non soltanto di un dato. Ecco, questo sicuramente viene sicuramente riconosciuto positivamente da chi poi li dovrà in qualche modo accogliere nel mondo lavorativo. grazie mille Maria Vittoria. Allora, noi avremmo concluso e poi vi lasciamo se qualcuno di voi ha piacere le slide. Qui c'è una sorta di rapido riepilogo con una bibliografia se qualcuno ha piacere di fare qualche approfondimento più scientifico. Io diciamo che non voglio annoiarvi tantissimo, però se voi volete, scusatemi, potrei fare una rapida presentazione invece di CLEST, che è il corso di laurea che ha seguito Maria Vittoria nel percorso triennale e che su cui io e i miei colleghi qui presenti, su cui insegniamo, ecco. Non so se Posso fare volete. una domanda, anzi un Certo, intervento? sì, Purtroppo qua il dovere mi chiama tra pochino, quindi io non so se volevamo fare domande, cioè se ci sono qualche domanda, poi benissimo, però. sì. Mi stavo dimenticando la cosa più importante, le vostre domande. Scusate, ragazze, cioè, ero così emozionata che. No, se c'è qualche domanda così posso essere anch'io volendo, però poi io mi sa che, visto che ho superato abbastanza bene il corso, posso andare. Il corso, ok? Posso abbandonare, mi date la possibilità. Ma certo, anzi, grazie che sei stata qui con noi, Maria Vittoria. No, grazie a voi. Ci Cosa, tengo appunto. c'è qualche domandina? Siete sereni, nel senso che qualche curiosità, qualsiasi cosa. Poi, se non vi viene in mente oggi, avete voglia di scriverci una mail, vabbè, basta che googlate Consuelo Rubina Nava, trovate la mia mail, consuelorubina.nava@unito.it. E la mia anche mariavittoria.cherottini@unito.it. Vediamo se un po', perché io adesso a volte magari faccio un po' di pasticci, magari qualcuno si sente più sereno a scrivere in chat, così lo tengo sott'occhio, però magari vi do il tempo di presente un po' il corso di laurea, ma proprio tre parole velocissime e poi magari nel mentre mi viene in mente qualche domandina da farci, poi se non c'è Maria Vittoria, insomma, cerco di fare le sue veci, anche se non Sì. so se sono così all'altezza. No, anzi, molto di più. Allora, eccoci qui. Allora, fatemi solo aprire la presentazione, ma proprio due parole velocissime, non vi spaventate. Allora, ecco qui.
Dunque, aspettate, spero che vediate in grande. Allora, come vi dicevo, il corso di laurea triennale che proponiamo al Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis è un corso di laurea in Economia e Statistica per le organizzazioni, l'acronimo ECLEST, ed è un corso di laurea che punta proprio un po' nella direzione della nostra presentazione di oggi, cioè nel tentativo di darvi gli strumenti per analizzare quelli che sono in big data, ma in un mondo molto complesso, quindi fatto da tantissime sfaccettature che sono quelle dell'economia, cioè della comprensione delle dinamiche aziendali, del management e non solo. È un corso di laurea giovane nato nel 2012, nel 2013 che si tiene in questa sede bellissima che è il Campus Luigi Confermo. Einaudi. È un posto stupendo, guardate, Unica, unica. veramente bellissimo, con dei bellissimi spazi verdi in cui potete, guardate, è vero, no? Che io spesso arrivo e ci sono gli studenti che sono lì sul prato, che leggono, che mangiano, che chiacchierano, che si confrontano, insomma, è molto bello, e in cui insomma avete anche una struttura molto innovativa con grandi spazi anche dedicati a voi, ma giusto brevemente, i principali insegnamenti di CLEST riguardano discipline di area economica, manageriale e statistica, si abbinano ovviamente proprio perché insomma c'è una complessità del percorso, due diverse indirizzi che potete scegliere al terzo anno, il biennio invece comune a tutti, l'indirizzo statistico che ovviamente è più volto all'analisi e all'elaborazione dei dati, e invece l'indirizzo economico che è molto più rivolto, diciamo, a diventare economisti, manager e consulenti con capacità di problem solving. E proprio per raggiungere questi obiettivi proponiamo lezioni non solo classiche, quindi le classiche lezioni frontali come fosse un po' quella che abbiamo fatto adesso, ma anche laboratori e attività seminariali. Quindi laboratori sono momenti molto interattivi, pratici, piccoli gruppi di studenti, e un po' come diceva prima Maria Vittoria, no? C'è una grande vicinanza in questa occasione tra docente e studente, e per esempio, non so, si fanno cose molto particolari, data journalism, sport analytics, startup creation, sono veramente solo alcuni degli esempi che offriamo a CLEST, proprio per consolidare le vostre competenze economico-statistiche e manageriali e per insomma, consentirvi un più semplice accesso al mondo del lavoro, sia esso in imprese private, sia esso in istituzioni economico-finanziarie. E poi sicuramente abbiamo una grande offerta di stage e di Erasmus su cui potreste eventualmente focalizzarvi. E sicuramente la parola chiave per descrivere CLEST è l'interdisciplinarità. Quest'anno, al primo anno, abbiamo iscritti tra studentesse e studenti 275 appunto, studenti, e poi dopo vi spiego bene, l'accesso a CLEST è libero, dovete solo sottoporvi a un test iniziale che si chiama TOLC-E. Ovviamente il focus di CLEST non può che essere la formazione sicuramente, quindi come vi dicevamo con queste due anime, no? Un'anima più economica, un'altra anima più statistica, quindi imparare ad analizzare i dati, a visualizzarli, ma soprattutto a comunicarli, e dall'altro lato la capacità di fare consulenza, di risolvere problemi aziendali. E l'altro focus è l'inserimento nel mercato del lavoro, quindi dove potreste eventualmente trovare un collocamento interessante? Beh, in imprese private che si occupano di finanza, marketing, insomma, di risk management, in enti o amministrazioni pubbliche o internazionali, abbiamo qui l'esempio della nostra Vittoria, di Maria Vittoria, e poi scusate, in centri studi e centri di ricerca, come appunto come sta facendo appunto l'esperienza adesso Maria Vittoria, anche se in ambito forse non strettamente economico, ma le competenze statistiche le potete spendere un po' ovunque. E poi sicuramente, come dicevamo, quindi queste grandi professioni del futuro di cui abbiamo parlato prima. Non solo, ma nel caso terminate la triennale abbiate piacere, il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis offre due diversi percorsi di laurea magistrale, uno che si chiama con l'acronimo SID, che vuol dire SEME, che è un percorso in metodi statistici ed economici per le decisioni, un corso di laurea magistrale molto interessante per chi ama gli aspetti quantitativi e statistici. Dall'altro lato c'è un corso di laurea EACT in economia dell'ambiente, della cultura e del territorio. Poi se avete curiosità potete o chiederci o provare a consultare anche le pagine del sito. Vi do solo l'ultima informazione,
accedere, cioè come accedere a CLEST. A CLEST potete accedere in modo libero, ma siete obbligati per accedere a CLEST di aver effettuato quello che si chiama TOLC-E, che è un test, potete anche googlarlo, così lo trovate, una piattaforma online che vi dà già alcune informazioni se avete bisogno. Ci sono varie aree, in particolare un'area logico e un'area matematica, che sono per noi ovviamente di particolare interesse, quindi c'è un livello minimo di superamento di queste domande legate appunto all'area logico e matematica, che nel caso non sia superato non succede nulla, vi verrà proposto, anzi vi verrà richiesto di effettuare obbligatoriamente un corso, si chiama insomma un'offerta formativa aggiuntiva, che è come se fosse un precorso che vi aiuta a colmare eventuali lacune, e poi dovrete semplicemente sostenere un esame alla fine per la corretta iscrizione al corso, ma avete tempo, credo, un anno, se non erro. Vi lascio solo alcuni riferimenti, se volete contattarci in qualche modo trovate informazioni sulla nostra pagina Facebook, CLEST.unito, sul nostro sito internet, sulla pagina di didatticaest.unito.it, qui avete anche tutto il dettaglio del programma di corso di studi, e poi ovviamente se avete piacere ci potete scrivere una mail a orientamento.est@unito.it. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati insomma gentilissimi e pazienti. Siamo qui Lasciami. pronti per qualche domandina. Ok.